Nuovo episodio della FL al massimo. Parliamo di Amazon, smart working e automazione. Il colosso dell'e-commerce ha reso noto che qualche giorno fa attuerà una politica di smart working perenne, nel senso che non sarà previsto obbligo di presenza in ufficio. Si tratta di un cambio radicale rispetto anche a quanto affermato fino a poco tempo fa in merito alla necessità per i lavoratori di permanere almeno 3 giorni in presenza. Naturalmente questa apertura è limitata solamente a quelle mansioni che possono essere svolte da remoto, perché una gran parte di coloro che lavorano o collaborano per questa società si occupa di logistica, spedizioni e altre attività non remotizzabili. Questa notizia potrebbe essere letta in parallelo con altri 2 temi di cui abbiamo parlato in passato: l'automazione che distrugge i posti di lavoro, così come la responsabilità e flessibilità dei rapporti tra lavoratori e datori, che sono poi la criticità al centro delle discussioni sullo smart working nella pubblica amministrazione. Perché Amazon si può permettere lo smart infinito, mentre Brunetta vuole incatenare i dipendenti pubblici e sostiene che questo fa anche bene all'economia? Con una piccola provocazione si può dire che l'azienda americana ha clienti molto soddisfatti e la capacità manageriale e tecnologica di fare in modo che il lavoro agile sia una fantastica opportunità per migliorare il benessere dei dipendenti e la produttività. Brunetta, dalla sua parte, ha un lungo corso di luoghi comuni sugli statali fannulloni, un'utenza dell'APA che sicuramente è meno soddisfatta dei clienti Amazon, ma soprattutto una evidente incapacità di distinguere tra chi lavora e crea valore per tutti e chi si nasconde dietro le pieghe e le piaghe della burocrazia. Sappiamo tutti che lo Stato non è un'azienda e non è possibile, utile o opportuno, applicare logiche aziendalistiche alle amministrazioni pubbliche. Ciò non di meno, se vogliamo che la pubblica amministrazione possa raccogliere le sfide delle innovazioni per benessere dei dipendenti e produttività, non possiamo esimerci dal chiedere che si riesca a mettere in piedi un meccanismo efficace di controllo che monitori qualità e quantità del lavoro svolto, e, oltre che soddisfazione dell'utenza, e richiede a lavoratori che desiderano i vantaggi del lavoro agile di accettare anche responsabilità e la necessaria flessibilità che a questi sono collegati. Questa è la FL al massimo con Massimo Famularo per la Fondazione Luigi Einaudi. Arrivederci.